Ciao ragazzi da Vittorio. Evidentemente la Lazio ha delle problematiche in trasferta. Evidentemente quando le squadre avversarie ci pressano alti, la Lazio va un po' in difficoltà. La Lazio soffre terribilmente quando le squadre ci pressano alte e questo è un problema che la Lazio deve cercare di risolvere. Quando sei pressato alto, sostanzialmente hai due soluzioni. La prima è giocare la palla velocemente per saltare il loro primo pressing e poi sai che dietro loro sono in inferiorità numerica e quindi se tu ti riesci a liberare del pressing avversario con due tocchi, anche tocco dietro, tocco avanti e poi tocco in avanti, rischi di superare il loro livello di pressing. La soluzione B è il lancio lungo, una soluzione che Simone Inzaghi amava. Sostanzialmente, quando la Lazio di Inzaghi veniva pressata, la soluzione, il piano era lancio lungo dalla difesa, di solito di Acerbi, per provare a innescare Ciro Immobile o la testa di Milinkovic-Savic. Infatti, in quelle circostanze, Milinkovic-Savic saliva quasi a fare la seconda punta per ricevere il passaggio lungo direttamente dalla difesa. Contro Sturm Graz, questa soluzione l'abbiamo vista solo una volta, ovvero quando Ciro Immobile ha segnato e il gol è stato annullato per fuorigioco. Contro Sturm Graz la Lazio ha cercato prevalentemente il tocco veloce corto, dove però Milinkovic-Savic spesso sbagliava. Abbiamo già dato la croce addosso a Milinkovic-Savic. Secondo me, ma ovviamente non avremo mai la riprova, la soluzione era cambiare il play. Perché Danilo Cataldi è un giocatore che dà il massimo. Ogni volta che gioca per la Lazio lo vediamo sempre tirare fuori il massimo. Ma a mio avviso, quando i ritmi salgono, va in difficoltà. Magari in fase difensiva riesce ancora a garantire copertura, e lo testimonia il fatto che la Lazio centralmente contro Sturm Graz ha sofferto pochissimo, ma è in fase di impostazione dove l'azzurro soffre troppo. Perché Cataldi ha bisogno forse di un tocco di troppo, non riesce, non ha quella visione che serve a un play sotto pressione. E per questo io mi auguro che la prossima volta giochi Marcos Antonio. Perché, da quanto abbiamo visto con lo Shakhtar, uno dei pregi del giocatore brasiliano è la velocità con cui gira la palla. Anche nei pochi minuti con la Lazio l'abbiamo visto molto veloce, molto rapido a far girare palla. E qual è il vantaggio? Che se tu liberi, fai girare la palla velocemente, non riescono a pressarti, perché tempo che ti arrivano addosso tu hai già girato la palla. E quindi il pressing si annulla e quindi il pressing non riesce e tu puoi sfruttare la superiorità numerica. Ed è per questo che io voglio vedere Marcos Antonio giocare, soprattutto in Europa, quando queste squadre giocano a ritmi elevati. Perché una delle cose che si è visto in questi pochi minuti in cui Marcos Antonio ha giocato è che è un giocatore veloce, è un giocatore rapido, non solo lui è dinamico, ma fa girare la palla velocemente. E in Europa mi sembra che questa è una caratteristica che alla Lazio manca e che serve terribilmente per reggere l'urto in Europa. È vero, Marcos Antonio non è fisicamente grosso, ma secondo me con la sua dinamicità può sopperire ai centimetri che gli mancano. Ed è questa una cosa che vorrei vedere. Sarri non è un idiota, se non fa giocare Marcos Antonio, evidentemente c'è un motivo. Secondo me i motivi sono essenzialmente due. Il primo è che Cataldi, tutto sommato, garantisce un'ottima copertura difensiva e il giocatore sta sostanzialmente giocando bene. Adesso citerei la partita contro Sturm Graz, dove Cataldi a me non ha fatto impazzire, ma la sufficienza l'ha presa, e questo è un esempio. Il secondo, secondo me, più importante è che il play davanti alla difesa ha bisogno di imparare meccanismi importanti nel gioco di Sarri e evidentemente Marcos Antonio non li ha assimilati. E la partita contro Sampdoria è un esempio lampante. In quella circostanza Marcos Antonio sbagliò il passaggio in uscita, Cancellieri non lo aiutò perdendo il contrasto e la Sampdoria, grazie anche a un piccolo errore difensivo, trovò il pareggio. Ecco, quello è una testimonianza del fatto che Marcos Antonio evidentemente alcuni meccanismi, alcune uscite non le ha ancora imparate e quindi ci vuole tempo. Però, secondo me, è lui il futuro della Lazio, soprattutto in Europa dove si gioca a ritmi altissimi. Marcos Antonio deve giocare, Marcos Antonio deve partire titolare. E questo un po' anche a rispondere a quelli che dicono che Marcos Antonio è una delusione, che Marcos Antonio è un acquisto sbagliato, che Marcos Antonio non ha le qualità. Si vede anche nei pochissimi minuti giocati che è un giocatore dalle grandi qualità. Ovvio, il calcio
nello Shakhtar era più facile, gli avversari erano meno complicati, meno difficili. In Serie A è tutto un po' più diverso, soprattutto dal punto di vista tattico, ma Marcos Antonio ha qualità evidenti. Lo disse anche Sarri quest'estate, è stato un acquisto molto interessante, un acquisto che la Lazio ha potuto fare soprattutto per le condizioni in Ucraina. È un giocatore però che si deve adattare al calcio italiano, che deve imparare, ma dalle qualità evidenti. Io dico che questo processo va accelerato perché la Lazio ne ha bisogno. Uno, perché Cataldi non può giocare tutte le partite, e due, perché abbiamo visto che in certe circostanze Danilo Cataldi va in difficoltà e non ha quelle qualità, quelle caratteristiche da aiutare in partite dove la squadra avversaria corre di più e pressa alto. Questo ovviamente è il mio giudizio. Qual è il tuo? Scrivimi nei commenti qua sotto e mi raccomando, se ti è piaciuto il video, metti mi piace. Ciao!